Così è scritto: le scritture parlano di un bambino nato della Giudea che regnerà per sempre su tutti i popoli della terra. Miei illustri magi, io sono molto contento di avervi ospitato nella mia reggia, ma prendete parte con me a questo banchetto. Sarete sicuramente affamati e stanchi per un così lungo cammino. Oh no, buonissimo ospite, abbiamo premura di continuare il nostro viaggio. Seguiremo ancora l'astro, ci guiderà senz'altro. Bene, allora prendete per quella via. Però vi prego, una volta che avete incontrato questo re nella sua reggia, fatemelo sapere, perché anch'io lo possa adorare. Voglio onorarlo, perché se è nato il re di tutte le genti, è bene che anche Erode si possa recare a prostrarsi davanti a lui, come sicuramente farete voi, illustri magi. Ne siamo contenti. Certo, fai anche una foto a chi artista. Usato nei tempi come simbolo del tuo sacerdozio e della tua vera divinità, piccolo re. Oh degno re, la gioia che trabocca dal mio cuore al sol fatto di chinarmi dinanzi a te vale più di 1000 anni vissuti da re. A te dono la mirra, un unguento profumato per cospargere il tuo corpo, tu che sei l'unto, il Cristo della nostra vita e della nostra anima. Noi ti adoriamo, mio Signore, e colmi di felicità ringraziamo la donna che ti ha partorito e l'uomo che se ne prende cura. A loro il nostro grazie infinito, perché ci hanno permesso di compiere il viaggio d'amore che ci porta a te, divino re. Rincuorati, ti adoriamo ancora, ti adoriamo tutti di noi a trovare ad adorare Gesù bambino. O miei illustri compagni di viaggio, forse sarebbe meglio ripassare un attimo prima di riprendere il nostro lungo cammino di ritorno. Ebbene sia, domani all'alba riprenderemo il viaggio verso Gerusalemme. Thank you.
che avete ascoltato le scritture ed osservato i cieli. A voi, uomini di animo grande, ora vi è concesso di ascoltare la mia voce, per grazia del nostro Dio che siede nei cieli. Dopo un lunghissimo e difficile viaggio, senza che la vostra fiducia nei confronti della stella luminosa sia mai venuto a mancare, il Signore il Dio vi ha reso grazie e vi ha fatto degni di questo meraviglioso dono: adorare Gesù appena nato. A voi che avete contribuito alla nascita del figlio di Gesù, dico queste parole: non tenete conto di quello che Erode vi ha detto. Do la parola al nostro sindaco, perché certamente anche lui sente questo grande desiderio di ringraziare tutti con noi. Grazie a voi tutti della vostra presenza, grazie a chi ha dato con entusiasmo il proprio tempo, il proprio lavoro, anche forse anche un po' delle proprie ricchezze. È un grazie grandissimo, Padre Pio, perché ha creato qui quello che dovrebbe essere una, quello che deve essere una comunità, 10:30, mezzogiorno e domani sera. Venite a prendere la defana. Buonanotte, grazie a tutti.